Parliamo di tennis con il bilancio del torneo Pasquariello che ha animato la settimana ai campi del Circolo Militare Generale Rossi di Cagliari. Il servizio di chiusura affidato a Riccardo Di Siena, a seguire l'edizione notturna del TG. Grazie ancora per averci seguito. Ci ritroviamo domenica prossima. Arrivederci. Si è conclusa presso il Circolo Militare Generale Rossi di Cagliari la 17ª edizione del torneo Pasquariello riservato ai tennisti di quarta categoria ed NC. Il titolo è andato a Massimiliano Capelli per il tiro del suo avversario e compagno di squadra del junior tennisino Giuliano Urzeri, il quale nel terzo set ha accusato un lieve malore. Ho cominciato a vedere puntini, le palline doppie subito dopo il primo set. Avrei dovuto abbandonare, ma essendo compagni e amici, avrei voluto finirla. Fino all'interruzione è stata una partita equilibrata. Capelli, dopo aver perso il primo set, ha cambiato il suo modo di giocare. Perché il primo set non riuscivo a impostare io il gioco, lui gioca bene da fondo, quindi mi teneva laggiù e io avevo grosse difficoltà. Quindi nel secondo set ho cominciato a sporcargli un po' il gioco, andavo più a rete o chiamavo lui a rete, cosa che lui un po' soffre, quindi le cose sono migliorate. Pasquariello in passato è stato vinto da Anna Floris e da altri tennisti che poi si sono imposti ai vertici del tennis regionale. Rappresenta un importante evento anche per l'elevato numero di partecipanti. Abbiamo avuto l'iscrizione di circa 240 atleti e quindi possiamo dire che per il terzo anno consecutivo abbiamo superato il record di iscritti. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di organizzare anche una manifestazione di solidarietà, il progetto Telethon per il tennis. Poco prima delle premiazioni si è svolta l'annuale cerimonia di commemorazione caduti per la pace per il 152esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito italiano. In collaborazione con Tirrenia. GC Farmaceutici.